Gomis, nel calcio si vince in 11, si perde in 11, però oggi non possiamo fare a meno di descrivere la tua ottima prestazione in campo. Dopo il vantaggio di Giovanni Cavallaro hai nettamente negato in gol in almeno 3 circostanze, che ti è valsa la nomina di miglior uomo partita di Nocerina Live. Sono contento della mia prestazione, ma a maggior ragione della prestazione dei miei compagni, perché comunque abbiamo giocato in un campo difficile nella quale la squadra avversaria non rispecchia la posizione che sta attraversando in questo momento, e niente, siamo contenti e domenica c'è un'altra partita da vincere. Dopo la vittoria di oggi, dove vuole arrivare Gomis e dove vuole arrivare la Nocerina? L'obiettivo prima collettivo è quello di essere più in alto possibile, ovviamente non dico l'obiettivo fatidico perché sono scaramantico, mentre l'obiettivo mio è fare più partite possibili qua e far bene. Da vista dalla porta la partita di oggi, come giudichi la tua Nocerina? Ma direi che comunque abbiamo avuto un po' di difficoltà ad inizio partita, ma nonostante tutto si è rimasti bene in campo e collettivamente direi che abbiamo fatto una buona partita.